Mangiante Sky. Funzionare, eccoci qua, adesso funziona. Abbiamo visto una partita vera, insomma, nel senso a tratti anche spigolosa, qualche duello fisico. Volevamo appunto un'analisi su questa seconda e ultima amichevole del ritiro della Roma. È stato importante per trarre tante altre indicazioni, specialmente sui giovani. È normale che determinate partite sarebbe meglio farle un pochino più avanti, visto che la squadra con cui abbiamo giocato è più da un mese che fa la preparazione, giustamente a livello fisico ci era superiore. Però alla lunga è venuta fuori la nostra maggiore qualità, e nel secondo tempo la squadra ha lavorato sicuramente nel palleggio molto meglio, mentre mi è piaciuto veramente tantissimo l'atteggiamento di squadra nel rimanere sempre corti. La linea difensiva ha rischiato solo su un retropassaggio sbagliato di Cassano nel primo tempo, su un nostro errore, però come lavoro di reparto veramente sono soddisfatto. Di Carlo, Mediaset. Volevo chiederle proprio della trasmissione della palla nel primo tempo. Abbiamo visto forse in alcuni tratti una squadra un pochino più lenta, a volte riusciva a trovare lo spazio, a volte no. Volevo capire se lei era soddisfatto, insomma, di quello soprattutto che Gonalona aveva tentato di organizzare in mezzo al campo. Siamo al 14 di luglio, giusto? Ecco, questa è la risposta. È normale che le gambe non hanno la stessa brillantezza, è normale che quando metti dei ragazzi che hanno 17-18 anni a volte le prime giocate non riescono come dovrebbero, è normale che tu vedi 2-3 mila persone che ti viene a vedere, e nello stesso tempo, come detto prima, davanti avevi una squadra che strutturalmente e fisicamente sicuramente ci dava delle difficoltà. Per di più avevo alcuni giocatori come Perrotti non al meglio della condizione, ho dovuto fare anche delle scelte durante la gara, avrei voluto fargli fare anche qualche minuto in più, ma la condizione fisica deve ancora crescere tantissimo. Queste sono state le difficoltà maggiori, ma dal punto di vista del palleggio ero convintissimo che avremmo avuto, specialmente nel primo tempo, grosse difficoltà, molto meno nel secondo, così come è stato. Però ribadisco per l'ennesima volta, quello che volevo vedere era l'atteggiamento di squadra anche nella difficoltà, mai disuniti, sempre compatti, sempre corti, lavorando bene sulla palla. Dubaldo, Corriere dello Sport. Esempio, punti molto su Gonalon, naturalmente, infatti lui è rimasto in campo tutti i 90 minuti insieme a Bruno Perez. Ma Bruno Perez è un giocatore sul quale almeno all'inizio dovrei affidarti, visto che Karlsdorp non è pronto. Lui è un giocatore che l'anno scorso ha fatto vedere che sulla fase difensiva fatica, però poi quando viene avanti c'ha corsa, si inserisce. Ecco, è un giocatore sul quale devi lavorare per farlo migliorare. E poi ho una curiosità breve, però mi rispondi secco. Sui cinque nomi che hai detto te, no? Se De Frel, questa trattativa estenuante, andrà in porto, è il vice Dzeko o è l'altro attaccante esterno di destra? Parto da De Frel, che non è ancora un nostro giocatore, però io lo considero un, come ha lavorato quasi sempre da prima punta, e potrebbe in alternativa fare anche l'esterno. Però principalmente è un giocatore che ha lavorato molto bene in questi 2 anni con me, da prima ci ho lavorato così tanto che non gli voglio far perdere quella che è la sua qualità migliore. Nel caso dovesse essere un nostro giocatore, ancora non lo è, perché non lo è. Per quanto riguarda Perez, sono contento della sua grande applicazione anche in fase difensiva. Ovviamente i terzini, solitamente, non solo Bruno Perez, hanno più qualità quando devono attaccare, perché è più facile quando si deve attaccare che quando si deve difendere, è una questione proprio anche mentale. Bisogna lavorare su di lui, non tanto sull'aspetto fisico, perché ha dimostrato che ha una gamba superiore rispetto a tutti, ma sull'aspetto mentale, sul fatto che deve abituarsi a lavorare un po' meglio con la linea difensiva, ma come avete visto anche oggi l'ha fatto veramente, veramente bene. Può fare sempre meglio, ma l'ha fatto bene. Pugliese, Gazzetta. Io ti volevo chiedere una cosa, allo stato attuale invece, cambiando fascia, c'è Luca Pellegrini che oggi mi sembra sia andato anche molto bene, anche col Pinzolo ha fatto bene. Ieri ci dicevi che qualche giovane l'avresti provato anche in America, è uno di quelli su cui vuoi insistere in attesa poi che arrivi chiaramente un giocatore lì, in quel ruolo? Sì, anche se dobbiamo valutare l'infortunio che ho avuto oggi, è l'unico mio problema. Fare queste amichevoli a volte può comportare nella fatica qualche infortunio. Mi auguro che non sia niente di importante. Se dovesse essere un piccolo fastidio o muscolare al ginocchio perché ha sentito qualche fastidio, lo porterò sicuramente con noi. E potrebbe anche giocare anche la prima partita dall'inizio. Prego. Lo Monaco, Sport Italia.
Sì, buongiorno Di Francesco. Gerson è un ragazzo su cui è riuscito a farsi una prima idea, evidentemente, perché è solo una settimana che ci sta lavorando. Qual è la sua opinione dopo una settimana? Come prima idea, sì, è che deve un po' velocizzare le giocate, il fatto che si deve muovere un pochino più senza palla, e questo ci stiamo lavorando. È tutta una questione di abitudini, perché sono calciatori che vengono da un calcio differente, dove i ritmi sono diversi, deve alzare un po' i ritmi. Però lo vedo con grande disponibilità, un po' di pazienza, un po' di lavoro, e sono convinto che in questo migliorerà. Ma sono convintissimo. Poi è normale, sono dei giocatori che hanno un po' di tempo in più per adattarsi a determinati campionati, non è la prima volta che accade, ve lo dico io che ho avuto tanti compagni di squadra quando giocavo stranieri, a volte il salto di qualità l'hanno fatto sempre l'anno successivo o un po' più avanti. Prima lo fa meglio è, ovvio. Facciamo l'ultima, Fagnano, Rete Sport. Salve mister, sono qui, volevo chiedere, domani rientrano i nazionali, che tipo di apporto si aspetta durante la preparazione in vista della tournée? Insomma, come gestirà anche il loro rientro, come valuterà anche la loro condizione fisica, visto che comunque il tempo stringe? No, il tempo è stretto perché giochiamo subito dopo 3 giorni, sicuramente quelli che rientreranno dalla nazionale. Qualcuno dovrà giocare per forza, per una questione proprio di numerica, ed è il problema più grande che ho avuto qui in ritiro, avere un numero stretto di giocatori. Ce ne avrò di più negli Stati Uniti, però ugualmente qualcuno giocherà che non è in condizioni ottimali, e non è una cosa positiva, ma dobbiamo farla, anche perché noi andiamo in giro a non fare figuracce, ma cercando di portare alto il nome della Roma e cercando di fare bella figura, ed è quello che vogliamo fare anche noi negli Stati Uniti. Grazie a tutti. Grazie.